Vediamo adesso questo articolo che è comparso su quest'altro sito che si ispira ai principi del liberalismo classico e della libertà. Questo sito è Liberty Corner. L'articolo si intitola Come l'Europa ha potuto prosperare grazie alla concorrenza istituzionale. È un articolo abbastanza lungo, tradotto da Christian Merlo, che è lo studioso libertario che gestisce questo sito, Liberty Corner. Di questo articolo ho scritto una breve sintesi. Leggiamola: come l'Europa ha potuto prosperare grazie alla concorrenza istituzionale. L'Europa sperimentò l'illuminismo e la rivoluzione industriale, a differenza di altre regioni del mondo come la Cina, che a un certo punto erano più avanzate nel progresso e nello sviluppo rispetto all'Europa stessa. Ma come mai illuminismo e rivoluzione industriale si sono realizzate proprio in Europa, anche se era più arretrata a quel tempo rispetto alla Cina, grazie al decentramento e alla competizione giurisdizionale, cioè istituzionale. I singoli governi furono costretti ad adottare le migliori politiche pubbliche, poiché il lavoro e il capitale potevano muoversi attraverso i confini, in cerca di condizioni più favorevoli. Quindi è la libertà di spostamento dei capitali, la libertà di commercio, la libertà di impresa in generale, che ha obbligato i vari governi ad adottare politiche favorevoli alla libertà di scambio e alla libertà in generale. La mobilità del capitale tra le differenti giurisdizioni permette infatti di limitare l'interferenza del governo. Gli stati grandi e centralizzati invece ostacolano lo sviluppo perché limitano la competizione tra le istituzioni pubbliche dei differenti paesi. Ricordiamo infatti la Svizzera, i cui cantoni, numerosi e molto piccoli, sono in continua concorrenza istituzionale tra loro. La competizione giurisdizionale è determinante per limitare l'espansione eccessiva dello Stato e le sue pretese di regolamentare pervasivamente la società. L'articolo riporta le citazioni di grandi pensatori della storia che mostrano di preferire l'anarchia intergiurisdizionale, di preferirla ai pericoli del potere centralizzato. Chi sono questi grandi pensatori della storia liberali? Montesquieu, Adam Smith, Jacques Turgot, Kant, Lord Acton, Max Weber e molti altri, tra cui anche alcuni pensatori contemporanei e premi Nobel dell'economia, Stigler, Buchanan, Friedman, Hayek e altri. Questo è l'articolo, o piuttosto lungo, che è pieno appunto di citazioni, come per esempio questa: la competizione tra istituzioni pubbliche di differenti paesi trae giovamento da un ordine competitivo internazionale che preserva pa la pace e impedisce ai governi di colludere tra loro a spese dei cittadini. Qui c'è una tabella che mostra i grandi pensatori classici che hanno analizzato questa questione, e che insieme ad alcuni economisti vincitori di premio Nobel considerano la competizione giurisdizionale un fattore determinante per limitare l'espansione eccessiva dello Stato e le sue pretese di regolamentare pervasivamente la società. Qui c'è una importante citazione di Montesquieu che conclude dicendo: i principi dovevano governare più saggiamente perché i grandi atti di autorità erano così maldestri, mentre invece l'esperienza ha dimostrato che solo la bontà del governo conduce alla prosperità. Adam Smith, dalla ricchezza delle nazioni, spiega che i proprietari di beni e anche i produttori di ricchezza non sono vincolati ad alcun paese particolare, ma sono disposti ad abbandonare il paese in cui vivono se sono sottoposti a controlli persecutori, eccessiva imposizione fiscale, e così sono disposti a trasferirsi in altri paesi più liberali. La conseguenza per uno Stato che imponesse imposte troppo alte o controlli persecutori o impedisse la libertà di impresa o di commercio e così via, sarebbe avviato verso un declino economico, perché perderebbe molte risorse produttive che andrebbero appunto dove le condizioni di impresa, di commercio, di iniziativa imprenditoriale fossero migliori. Jacques Turgot spiega che questo è proprio ciò che è successo negli Stati Uniti, che ha accolto tantissime persone che venivano oppresse nelle loro nazioni di origine, costringendo i governi europei a limitare le loro cattive politiche per non perdere tutte queste risorse produttive. Lo stesso Kant,
avverte dei pericoli a cui va incontro uno Stato quando limita le libertà civili dei suoi cittadini. Infatti, uno Stato oppressivo infligge danni agli scambi, all'industria, al commercio e lo Stato stesso si indebolisce. Cosa deve fare quindi lo Stato? Deve garantire le libertà e permettere al cittadino di perseguire il proprio benessere secondo le modalità a lui più consone, compatibilmente ovviamente con la libertà degli altri. Seguono altre citazioni, sempre a favore della ripartizione del potere, in questo caso tra diversi stati, moltiplicando i centri di decisione e di confronto, quindi la concorrenza istituzionale. Un po' come accade in Svizzera, tantissimi, 26 piccolissimi cantoni in concorrenza istituzionale tra loro. Max Weber, la lotta competitiva tra Stati e nazioni europei, ha generato grandi opportunità per il capitalismo occidentale. Gli Stati dovevano competere per attrarre il capitale disponibile e quindi ciascuno Stato cercava di offrire le condizioni migliori ai produttori di ricchezza, agli imprenditori, i commercianti. In pratica quelli che rappresentano il tessuto produttivo e i produttori della ricchezza di un paese. I governanti degli stati europei, relativamente piccoli, hanno imparato che garantendo l'ordine pubblico e la giustizia potevano attrarre e trattenere entro i loro confini la base elettorale più facoltosa e più redditizia. Qui si ritrovano anche i pensieri di Hobbes: i monarchi europei non potevano esercitare un potere così assoluto. Altre citazioni. Disparate giurisdizioni e sistemi giuridici coesistono e competono, garantendo il pluralismo della legge occidentale e quindi una fonte di libertà. Anche Chiesa e Stato, Papato e Impero erano spesso in contesa tra loro e questo incoraggiava una resistenza alla tirannide e alle limitazioni costituzionali al governo. Ancora in Occidente l'assenza di un impero ha rimosso il cruciale blocco burocratico che può impedire lo sviluppo delle forze di mercato. I mercanti perseguitati in un posto avevano sempre la possibilità di trovare riparo altrove assieme al loro capitale. La competizione tra stati, la rivalità economica e politica, generano un progresso continuo. Gli stati, per competere al meglio tra loro, sono obbligati a promuovere la libertà intellettuale e il progresso. Se i mercanti avessero avuto a che fare con un monopolio politico, non sarebbero stati in grado di conquistare la necessaria libertà d'azione per sviluppare i loro commerci. In Europa non esisteva un'autorità uniforme in grado di limitare la crescita decentralizzata degli scambi, quindi il commercio. I mercati rivestirono quindi un'estrema importanza. La molteplicità degli stati nazionali offriva una disponibilità di soluzioni alternative per la produzione. I capitali andavano a cercare quei luoghi dove avevano le più ampie opportunità e questo fungeva da deterrente alle politiche confiscatorie. Le varie società europee erano complementari tra di loro e la loro competizione conferì all'Europa un dinamismo, di cui la Cina invece, che era un impero molto più monolitico, difettava. La grande fortuna dell'Europa risiede nella caduta di Roma, dell'impero romano, e nel decadimento e nelle divisioni che ne derivarono. Si è soliti considerare la frammentazione come una grande disgrazia, eppure la frammentazione ha frenato il dispotismo e ha consentito le condizioni migliori per lo sviluppo dei commerci. Dunque, la competizione tra stati nazionali, soprattutto se molto piccoli, come in Svizzera, è la migliore garanzia per la libertà e la civiltà. In Svizzera, per esempio, i cantoni sono in concorrenza fiscale tra loro e assicurano anche la privacy finanziaria. Queste istituzioni, in concorrenza, in competizione, conducono a una migliore politica fiscale. Seguono poi le citazioni dei vincitori di premi Nobel. La concorrenza istituzionale offre l'opportunità di scegliere, in poche parole, le condizioni migliori per lo sviluppo dell'economia. La competizione tra nazioni limita la capacità di gruppi di pressione e di politici potenti e voraci di imporre la loro volontà a scapito degli interessi della stragrande maggioranza dei cittadini. La concorrenza tra governi nazionali nel fornire servizi pubblici e raccogliere le entrate fiscali è simile alla competizione tra individui e imprese nell'offrire al pubblico
i loro beni e servizi al prezzo minore possibile. E così via seguono molte altre citazioni, tra cui questa di Hayek: chi ci tiene alla tutela della libertà individuale è favorevole alla decentralizzazione. Viceversa, il sostegno alla massima concentrazione dei poteri è tipico di coloro che propendono per un'espansione dell'ingerenza governativa. La grande forza della globalizzazione è quella di indurre a forzare il cambiamento da parte dei paesi che hanno tasse più elevate e un sistema regolatorio e normativo più oneroso rispetto agli altri paesi più innovativi. Tutto questo promuove crescita e creazione di ricchezza, tutto grazie alla concorrenza, nelle politiche pubbliche. E qui l'articolo termina.